Salve a tutti voi, compagni, Virtus State Edo Ranger. Quest'oggi ci uniamo a fare l'unboxing del bellissimo Tri-Burning Gundam. Cominciamo subito ammirando la bellissima scatola. Allora, qui sopra abbiamo scritto HG Build Fighters, il logo della serie che è Gundam Build Fighters Tri. Poi su questo sfondo qui della box art, che è veramente spettacolare e a dir poco anche bellissimo. Qui troviamo una bellissima immagine sul nostro Tri-Burning Gundam quando ha tutte le sue parti, le missioni particellari in modalità blu, o meglio normale. E poi qui lo troviamo nella sua modalità Burning Mode, intento sferrare un calcio se non erro, però, o un pugno, non mi è chiaro neanche a me. Vabbè, poi qui troviamo il logo Bandai, la scritta Tri Burning Gundam Team Tri Fighters Sekai Kamikis Mobile Suit, la scala 1.144, e qui la data di fabbricazione che è Bandai 2015 Made in Japan. In questo atto da scatola troviamo un action gimmick che ci indica un po' di informazioni sulle sue articolazioni, su come siano molto più diverse dagli altri modelli, diciamo, della linea HG, o meglio, che dispongono di un nuovo giunto sferico e anche le mani, che sono maggiormente più posabili. Poi qui troviamo la scritta Battle Action and the Burning Burst System. In pratica qui ci indicano praticamente le sue modalità, la modalità normal e diciamo anche la modalità da Burning, diciamo Burning Mode, ma chiamiamo per questo modello, come può diventare spettacolare con tutti gli effetti messi sopra e che con la grado di una action base si possono creare bellissime pose. Poi qui troviamo un po' di info sulle sue parti delle mani, sui Battle Effect Parts e su come sono applicabili, e che a differenza del precedente modello ce ne sono parecchie e di più. Infine qui troviamo anche una piccola immagine col Team Tri Fighters al secondo assetto durante il torneo del Gunpla Battles, diciamo la fase molto più seria. Infatti troviamo bellissimo, troviamo sia il Lightning Gundam Full Burning, vabbè il Tri Burning, e poi il bellissimo Star Winning Gundam che abbiamo già recensito. In questo lato corto della scatola troviamo la scritta HG Build Fighters, il logo da 6 che è Gundam Build Fighters Tri, qui il nome Tri Burning Gundam, il logo Bandai e il numero progressivo che ci indica che è il 28° kit tratto dalla serie Gundam Build Fighters Tri. In questo lato della scatola troviamo un front view e poi un review sempre sul nostro Tri Burning Gundam, alcune specifiche, un'immagine praticamente tratta dall'anime ma fatta in computer grafica che lo conoscete voi da quell'episodio dovrebbe essere, non vi dico nulla stavolta di differenza. Poi qui troviamo la candina della 6 che è Gundam Build Fighters Tri, e poi qui il prezzo yen che è di 1800 yen. Adesso vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzioni che come sempre posizionato di sopra, poi troviamo ben 5 se non erro, no aspetta, sono 6 pacchetti rumorosi. Allora, il primo con queste parti qui in rosso fuoco, meglio le Burning Parts, si può fare la modalità Burning Mode. Poi troviamo una runner con parti in bianco e parti per le articolazioni, in realtà questo pezzo qui si sta già staccando. Poi troviamo quest'altro con le parti per la modalità Normal e i polycaps di questo modello. Poi qui troviamo queste altre parti qui che c'erano già nel Build Burning Gundam, che servono per dare effetti focati per i pugni. Poi in quest'altra troviamo ben parti in bianco, parti in rosso, e poi troviamo anche le decals di questo modello che stavano come scappando. Perché scappano? Ma dai, scherzi a parte. E poi infine qui troviamo ben il V-fin e una parte per il busto, più quest'altra runner qui in blu che vabbè la conoscete tutti, c'è anche nel Build Burning Gundam, che serve per il gonnello e per le parti del busto. Adesso analizziamo per bene e nel dettaglio le runner di questo modello. La prima runner che voglio farvi vedere è la runner A. Allora, in questa runner qui praticamente è ciclata dal vecchio kit del Build Burning Gundam. Qui troviamo praticamente vabbè, le vecchie parti, un po' quelle che servono per fare le articolazioni, i set vari di mani appositi, il vecchio backpack di questo modello, e notate questa parte qui del busto che vabbè a me si è un pochettino danneggiata proprio in questo puntino qui che sto indicando, non so se lo notate proprio bene, stavolta evito assolutamente che non capiti. E poi nulla altro di più da dire, infatti è un'anna riciclata dal vecchio kit del Build Burning Gundam. Poi c'è l'anna B, o meglio questa piccola anna biancasta. Allora, in quest'anna qui sono contenute delle parti un po' per fare le mani, praticamente queste per fare alcune parti per le gambe, poi alcune parti fa il gonnello, una parte del busto, credo che anch'essa sia riciclata dal vecchio kit del Build Burning. In parte questo kit qui ricicla molte delle parti, perché lo stesso sistema, l'inner frame, o meglio lo scheletro interno, che in realtà dovrebbe avere, ma non ce l'ha, diciamo, è più ripreso un po' dal vecchio Build Burning, infatti è proprio un'evoluzione, ma questo voglio parlarne poi per bene nella review.
Poi abbiamo un'altra riciclata sempre dal vecchio kit del build burning, perché ricordo che questo kit qui è sempre un'evoluzione, ma vabbè, non lo ripeto più. Allora, qui questo motore, vabbè, le parti che fa i piedi, le parti che va spartito praticamente un po' l'armatura di questo modello, meglio del busto, praticamente le parti che servono un po' proprio per comporre proprio questa grossa e imponente armatura, che in fondo è anche molto più carina, secondo me anche più bella del build strike, se vi ricordate poi per bene. Poi c'è quest'altra piccola Lanner D. Allora, qui sono contento le due parti fa il busto, questa qui sempre per dare le articolazioni alla gonna, e vabbè, nulla altro di più. Poi quest'altra piccola Lanner E, qui sono contento le parti per fare il busto, questa qui per fare il V-fin e basta. Poi c'è quest'altra Anna qui, che è l'Anna per gli effetti, o meglio che sarebbe la EF3, vabbè, ma anche la EF1 e la EF2, ma vabbè, quelle appartenevano al vecchio kit del Big Boning, anche se diciamo è riciclata, perché ha le stesse parti che servono per dare i pugni e il mega calcio infuocato. Dall'altra poi il nome, che sarebbe Effect Fact, ma allo stesso tempo un pochettino il fatto è un po' Lat Federation, sì, stranamente queste due iniziali, non so perché viene anche a me da fare questa roba. Poi c'è un'altra Anna degli effetti, o meglio che serve la EF4. Qui c'è, vabbè, sono tutti degli effetti per dare praticamente quelli infuocati. Praticamente questo qui non so bene se ti è che è proprio quella riciclata da vecchio kit del Build Burning Gundam, perché un pochino gli effetti mi ricordano, ma non vorrei confondermi, vabbè. Poi lo scoprirò. E poi abbiamo una penultima, diciamo, poi c'è un'altra, vabbè, un altro nome, un'altra Anna per gli effetti, che sarebbe la EF5 in questa Anna qui, che sono proprio effetti completamente nuovi, e stavolta allora in questa Anna qui ci sono tutte le parti per fare il boost, praticamente quando si attivano le parti per la missione particellare, diciamo è un effetto più che normale che avviene, meglio che diventa infuocato. Infatti io l'ho soprannominata Burning Mode, e infatti è una modalità infuocata proprio per il combattimento. Poi cercherò di saperne anche un po' di più, fa un po' più di ricerca, vabbè. Poi c'è la nuova Anna, l'Anna G, questa nuova Anna qui ha, diciamo, delle nuove parti proprio per l'armatura esterna. Allora, praticamente ci sono queste due parti qui che servono per le gambe, queste parti qui che servono per dare i pugni, poi queste parti qui che hanno idea di dove si applichino. Poi, vabbè, queste altre due parti qui si mettono sulle spalle, che poi, vabbè, vengono subito espulse, non si capisce neanche io come mai le tiene, ma vabbè, forse una scelta per andare più bello, il modello infatti perché ha un'estetica molto migliore. E poi c'erano infine queste tre parti qui che servono per la testa di questo modello, che mi sembrano identiche a quelle del vecchio Beat Burning. Vabbè, poi lo scopriamo proprio bene nella review, come dico spesso. Poi qui abbiamo una nuova Anna, che non è un Anna EF, ma vabbè, si può dire anche sempre una Anna degli effetti, perché diciamo è l'Anna H. Allora, in questa Anna qui, che praticamente poi si monta praticamente la moto principale, si fa la modalità Burning Gundam, o meglio la modalità normale, e poi si mette poi le Anna rosse che servono per fare la modalità Burning Mode. Allora, queste qui sono tutte le parti che rivestono l'armatura di questo modello e che danno poi gli effetti al modello. Infatti sono molto carine e molto fatte. Nell'anime vengono spiegate che hanno messo proprio dentro il modello, perché il modello del Build Burning aveva un linear frame tutto suo, e alcune parti per le missioni particellari sono state nascoste, come se il modello fosse stato più potenziabile. Ma di questo non voglio parlarne bene della storia, ne parlo poi per bene nella review. Infine ci sono i polyclaps di questo modello, che sono i PC002. Allora, questi nuovi polyclaps, o meglio che sarebbero quelli, se non erano quelli del Build Burning Gundam, ma semplicemente un pochettino in salsa maggiore. Poi non lo so bene, devo anche fare per bene il confronto. Diciamo che io studio alcune parti, ma non le studio proprio ben tutte. Vabbè, c'è una parte per l'uomo giunto a sferico per il braccio, anche quella del vecchio giunto, e poi anche il doppio giunto anche per la testa. Poi nulla di più. Infine poi in questo foglietto argentato abbiamo le decals di questo modello, praticamente le due per fare gli occhi e questa qui per la camera. E poi infine queste altre due parti che se non erro si mettono anche sulle gambe, vabbè. Diamo poi infine come sempre una rapida analizzata al manuale di istruzione di questo modello. Allora, qui abbiamo scritta HG Build Fighters, vabbè, l'immagine che si vede sulla box art, la scritta TIE Burning Gundam Team TIE Fighters Sekaika Mickey's Mobile Suite, anche se non scopre che c'è un tempo l'apostrofo sulla SBO. Poi qui troviamo un paio di immagini e un po' di info sul TIE Burning e sul suo pilota, che è Sekaika Mickey's, e in parte, diciamo, leggermente in parte costruttore, perché il costruttore che poi modificherà perfettamente bene, che diciamo costruisce anche le nuove parti
e che studia sa cosa Kaiyoma, ma di questo poi lo spiego nella parte storica. Poi aprendo il manuale qui troviamo, allora in questa mia parte, il Customize Plan che ci indica il Material Gunpla e il Close Combat Type Mobile Suit, o meglio il sistema di combattimento ripreso. Allora, che praticamente il Material Gunpla sarebbe praticamente il Build Burning che abbiamo già recensito, se ve lo ricordate, e poi il tipo di combattimento che sto ripreso dal Master Gundam e da quest'altro qui, che stranamente non mi ricordo ancora il suo nome, io credevo che fosse stato fatto dal G-Gundam, credo, dal God Gundam. Poi vabbè, qui troviamo un bel po' di pose di questo modello in azione e col suo Burning Burst System, che è un nuovo sistema studiato per questo modello. In quest'altra pagina troviamo un front view e un rear view sempre sul nostro Build Burning Gundam. Poi qui troviamo sempre altre due immagini, sono modalità Burning Mode. Qui vabbè, troviamo un'immagine proprio sul team TIE Fighter, sui suoi tre elementi, o meglio TIE Burning, il Lightning Gundam Full Burning che tra poco recensirò. E poi anche con lo Star Winning Gundam che mi ho già recensito. Infatti c'è anche la scritta Please set your Gunpla battle start, come viene fatto nell'anime. Poi qui una lineup sui modelli, o meglio diciamo che questo qui ce l'ho già, gli altri due devo ancora reperirmi. Questo qui del mock che mi piace. In questa pagina qui del manuale troviamo una lista con tutte le ANA di questo modello, i consigli su montaggio che vabbè sono molto simili a quelli che aveva il Build Burning, o meglio quelli basilari che abbiamo tutti i modelli, ovvero io dovrei pulire i pezzi, fate attenzione quando si mettono i poli, che ma questo lo sapete tutti, e poi le istruzioni per montarlo che partono direttamente qui dal busto e finiscono praticamente in queste parti qui a colori, e dove c'è la prima parte del Customize Plan. Qui praticamente viene indicato sul come inserire i pezzi, quindi per la modalità Burning Mode e su come dare un effetto molto più maggiore. Bene, direi che con questo l'unboxing si conclude qui. Adesso non mi resta che assemblare il modello e anche vedere se sarà meglio io del nostro Build Burning. Poi lo sapete tutto per bene poi nella review. Va bello, molto col montaggio a dettaglio, ma questo è inutile dirvelo perché lo sappiate già. Vi rinnovo come sempre i soliti inviti, o meglio quello, se il video vi è piaciuto di lasciare un bel mi piace, se non vi è piaciuto di lasciare un bel mi piace lo stesso, e anche di lasciare un bel commento qui sotto per farmi sapere la vostra o su cosa ne pensate di questo modello. Poi vi rinnovo come sempre il mio solito invito di andare sulla mia pagina Facebook, il link lo trovate in descrizione, e mi raccomando lasciate un bel mi piace, e in altre parole anche di seguirla, perché lì troverete tutte le foto sui miei whip e diciamo su tutti gli altri miei modelli che sto montando, e che ce ne sono tantissimi in fase di montaggio, alcuni che ho scelto in stallo che adesso riprenderò molto presto. Poi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale per i prossimi Gunpla Reviews, e con questo è proprio tutto, ci vediamo al prossimo video e un ciao dal vostro Dead Ranger.